al Teatro dei Servi Xanax, una commedia di Angelo Longoni con Marco Fiorini e Giorgia Wurt, che sono qui con noi. Stasera la prima, grande successo di pubblico. Sì. Ciao, sì, era pienissima la sala, meno male, e soprattutto tante facce amiche, che fa sempre piacere, no, quando uno comincia, però la sala ha risposto benissimo, c'erano un sacco di risate, per cui poi ti carica, è una cosa, questo è il bello del teatro, no? È un rapporto osmotico, per cui quando senti che ti viene ricambiata energia ne dai ancora di più e viceversa, è una magia. Due colleghi di lavoro, quasi sconosciuti fra loro, si ritrovano bloccati in un ascensore per un fine settimana. È una vicenda difficile con in qualche modo il lieto fine. Beh sì, è una vicenda molto complessa, il testo è complesso perché siamo noi chiusi dentro questo ascensore con i nostri psicodrammi. Io lo definisco un brillante psicodramma questo, perché effettivamente ha uno spettacolo che ha una duplice valenza, sicuramente comica, brillante, ma anche in qualche modo un po' psicoterapeutica, perché alla fine i due protagonisti si svelano per quello che sono in sostanza, no? Cioè buttano giù la maschera della vita quotidiana di tutti i giorni e, costretti in questa convivenza forzata, sono obbligati a essere se stessi, cosa che purtroppo al giorno d'oggi nelle nostre vite è sempre meno comune, no? E questo ovviamente, essere se stessi significa anche tirar fuori le proprie debolezze, aprirsi totalmente agli altri, cosa che spesso e volentieri riesce più con gli sconosciuti che non con le persone magari con cui siamo più in confidenza, no? Xanax è questo, è questa storia. Giorgia, il lieto fine è questo, cioè questo calare la maschera, riuscire per un breve attimo a essere se stessi. Sì, infatti è interessante notare come in un arco temporale ristretto, no? Neanche 3 giorni, uno spazio ancora più ristretto, pochissimi metri quadri, questi due che entrano in un modo, quindi con questa parvenza di persone di successo, in carriera, con la famiglia perfetta alle spalle e tutto, escono che sono completamente ribaltati, cioè si scoprono pieni di fragilità, con una vita che forse tutto sommato poi non è che gli piaccia così tanto, non... Ecco, sono due che forse li definirei così, più che vivere si lasciano vivere, no? Un po' prigionieri dei loro costrutti. E in questo, appunto, in questo arco di tempo riescono a fare i conti l'uno con l'altra, ma soprattutto ognuno con se stesso, cioè riescono veramente a mettersi a nudo e a guardarsi per quello che sono. E per chi lo sa, forse un nuovo inizio. Nella recitazione siete molto credibili, molto naturali, ma quanto c'è di voi stessi in questi personaggi? Ma guarda, la domanda è interessante, perché bisognerebbe scoprirlo, dovremmo scoprirlo anche noi, perché secondo me c'è di noi, perché ognuno di noi c'ha tante paure e c'ha tanti, tra virgolette, scheletri nell'armadio, no? Ma scheletri nell'armadio da un punto di vista ovviamente psicologico, non parlo di segretucci da 4 soldi, cioè ognuno di noi c'ha un po' una maschera che utilizza nella vita quotidiana per difendersi, quindi io credo che chiunque può riconoscersi in Daniele e Laura, e tant'è vero che credo che la grossa forza del testo sia proprio questa, cioè la possibilità per tanta gente di immedesimarsi, ma non tanto nella situazione in sé per sé, che se vogliamo è una situazione singolare, quella di rimanere 3 giorni chiusi dentro un ascensore, no? Ma proprio invece nel confronto con l'estraneo, che, ripeto, come dicevo prima, spesso e volentieri porta ad aprirsi molto di più che con le persone con cui invece hai confidenza, no? Quindi c'è di noi, perlomeno di me sicuramente, e spero che esca fuori, perché poi alla fine il nostro lavoro è questo, no? Tirar fuori quello che ci abbiamo dentro, altrimenti non fai commuovere la gente. Giorgia, è lei di personale? Cosa c'è in questo? Guarda, per esempio, invece io credo c'è molto poco, nel senso che per esempio io non sono una, io ho pochissime paure nella vita e soprattutto non ho le paure più classiche, cioè non soffro di claustrofobia, amo volare, prendere l'aereo, amo quando ci sono le turbolenze, mi fanno sentire viva, non ho paura dell'acqua, per cui insomma se mi è capitato di rimanere bloccato in ascensore non ne ho fatto di certo un dramma. Sicuramente ecco, il fatto di forse questo modo di porsi magari nei rapporti interpersonali, che io all'inizio per timidezza soprattutto magari tendo a mettere un po' una barriera, oppure non sono una che si apre subito, no? Sono un po' donna del nord, però poi quando mi apro e dai.
Uno spettacolo retto da due soli attori, avevate qualche preoccupazione? Eh beh, chi non ne ha? Ma guarda, la verità, io anche quando faccio gli spettacoli con 15 attori ho sempre la preoccupazione. Però indubbiamente non ci si può nascondere che un testo di questo genere ti mette alla prova un pochino di più, perché sai, un lavoro corale in qualche modo può proteggerti, no? Mentre un faccia a faccia così serrato, da un punto di vista professionale, è indubbiamente un'esperienza molto più impegnativa, no? Però io ho scelto di farlo proprio per questo, proprio perché mi consentiva di mettermi in gioco, proprio perché insomma, se si è attori anche a una certa età, oramai bisogna misurarsi con, parlo per me ovviamente, bisogna misurarsi con questi testi, indubbiamente essere da soli, poi con Giorgio Avurt, che non sai mai se ti dà le battute o no, è ancora più, diciamo così, più emozionante da un lato e preoccupante dall'altro, però stasera l'ha date tutte, adesso vediamo come prosegue. Infatti, dopo che ha detto così, prima e ultima volta, vedrai domani, tutte, ma tutte sbagliate, invertite. Prevedo quindi delle sberle domani. Sì, penso che ne succederanno delle belle. Grazie a Giorgia Wurt e Marco Fiorini, Xanax, Teatro dei Servi, Roma. Grazie, grazie mille. Grazie mille.